La digitalizzazione ormai è diventato un processo fondamentale per il fare impresa anche nell'ambito e nei settori del terziario e quindi del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni. Questa pandemia ha permesso alle nostre imprese e al nostro mondo di riscoprire un fattore fondamentale per stare meglio sul mercato. Anche nell'ambito del PNRR l'Italia ha posto il tema della digitalizzazione come uno dei fattori fondamentali per la ripresa, 49,2 miliardi di euro stanziati, e di conseguenza anche l'Italia punta sull'elemento della digitalizzazione come uno strumento fondamentale per l'uscita dal tunnel. Il nostro processo quindi deve essere un processo di digitalizzazione sempre più importante e fondamentale per il nostro mondo delle imprese, con il fare dell'online che deve sempre di più diventare complementare con il fare in senso fisico. Non ci deve essere più una contrapposizione tra online e fisicità, ma una cosiddetta complementarietà. È proprio in questo senso che va anche questa collaborazione che abbiamo intrapreso come Confcommercio Milano con il nostro associato Microsoft, soprattutto nei tre webinar successivi dei prossimi giorni, dove andranno a spiegare, ad evidenziare come per il settore della piccola e media impresa l'online e la digitalizzazione diventa un canale fondamentale per stare sul mercato e per migliorare sempre di più il proprio fatturato e la propria produttività. Buongiorno. Benvenuti a tutti a questo ciclo di webinar che Microsoft assieme a Confcommercio Milano, Monza e Brianza hanno deciso di realizzare. È un ciclo di conferenze, un ciclo anzi di webinar che si colloca all'interno del programma Ambizioni Italia Digital Restart di Microsoft, con il quale un anno fa Microsoft ha confermato un impegno verso il nostro paese e ha deciso di investire $1,5 miliardi nei prossimi 5 anni. Uno dei pilastri di questo programma è proprio lo sviluppo della piccola e media impresa. Noi stiamo cercando di lavorare con la piccola e media impresa su 3 cose sostanzialmente. La prima è la produttività. Aumentare la produttività della piccola e media impresa è fondamentale per il paese perché il contributo che ne può derivare è estremamente rilevante. Si parla di oltre 20 miliardi sul PIL nei prossimi 5 anni. Il secondo punto è quello della competitività. Aumentare la competitività del segmento della piccola e media impresa verso le piccole e medie imprese di altri paesi è un altro punto estremamente rilevante e correlato a quello che è lo sviluppo dell'innovazione nel paese. E il terzo punto è quello delle competenze. Competenze che per noi significano, da un lato, lavorare sull'innovazione di processo e sul come faccio le cose in sostanza, ma dall'altra avere anche quelle competenze legate proprio alle tematiche dell'innovazione che sono fondamentali per poter utilizzare al loro meglio e adottare al loro meglio le nuove tecnologie a disposizione, in particolar modo quelle legate al mondo del cloud, nella piccola impresa. Perché il cloud permette una democratizzazione completa della tecnologia, in quanto il singolo imprenditore, la singola persona può accedere alla stessa tecnologia a cui può accedere la grandissima azienda, e rende possibile l'utilizzare il dato come un fattore primario per ognuna delle aziende. Però per poterlo fare, avere le conoscenze relative proprio a queste tecnologie è fondamentale. In Microsoft parliamo di tech intensity, cioè ognuno all'interno di un'azienda deve avere un po' una base di queste competenze tecnologiche per sfruttare al meglio quelli che sono gli strumenti di oggi che rendono le aziende più competitive al mondo le migliori. Vi ringrazio per essere qui con noi e buona continuazione.